Grazie, grande. Siamo partita molto molto molto, molto tirata, nervosissima. Beh, troviamo forse l'unica persona, anche perché non è entrato quest'oggi, l'unica persona che non ha perso la calma oggi. Sentiamo Julio, lei che sta ritrovando la forma, come ha visto la gara di oggi, soprattutto l'ultimo gol contestatissimo, gli animi si sono accesi. Allora, una bellissima partita, no? Perché sentivo molte persone urlare, vedi, ancora c'è un po' di... c'è un nervosismo pazzesco. Io non l'ho capito, però senti, ho gente che viene uccisa, squartata nelle docce, ma è pazzesco, ma speriamo, perché ma sennò si sono può... cose peggiori. Senta, noi non siamo riusciti a capire la dinamica dell'ultimo gol. Cos'è successo con Mirko? Si sono lamentati l'ultimo, di un fallo. 4-3, tu intendi? 4-3, l'ultimo, allora, gli ultimi minuti. Io stavo, no, proprio nella porta di dietro, no? Di dove, sì, fatto, sì, il gol, perché l'hai visto? Un attimo, perché c'erano dei funghi bellissimi, no? Okay. E dal lato del lago, meraviglioso. Ah, bello, il lago di Montorfano, allora, fantastico. È bellissimo, no? È molto ricco. Ma spiegaci la dinamica dell'azione. Allora, io ho sentito un colpo forte, no? Tipo, sì, toc, di scarpa, no? Una botta, come una botta, no? E allora mi sono fermato di raccogliere un porcino grande, ma dopo te lo faccio vedere, molto bello, no? E mi sono girato subito e ho detto che sta. Ma è vero che Mirko ha dato una gomitata all'avversario? E poi ho visto... Ma arriva anche Mirko. La gomitata era stinco. Uno stinco di braccio. Sì, stinco appoggiato sulla spalla. Mirko si è risaputo che non è uno stinco di santo. Ma non è uno stinco di santo, ma è uno stinco di maiale. Ma hanno parlato anche di un grave gesto di antisportività. Sì, ci stava il gesto di merda! No, Julio, stemperi. Ha fatto l'ombrello, ma secondo me non voleva, perché ci stanno già le zanzare qui. Ah, ho capito. C'è il lago, e allora secondo me era... Stava scacciando le zanzare. Comunque, 13 partite, 39 punti. Adesso pensiamo alla squadra che ormai è indirizzata verso la promozione, sicuramente. Noi dobbiamo guardare in alto, non possiamo più tenere basso profilo. Andiamo a San Domingo. Montiamo la gente. Ah, ecco, qui c'è il cileno che va, ritorna a un permesso della società per tornare in Paris. Un po' di saudaggi, deve tornare giù. Mi porta. Quindi c'è la settimana prossima non ci sarà. Non ci sarà, però porterà con sé tutti i peli che adesso. Ciao ragazzi, buone vacanze allora. Santo Domingo. Buone vacanze. Ale, Julio, hola. Adios.